Dunque, è stata in realtà una giornata di calma apparente perché appunto gli abitanti aspettavano di conoscere i provvedimenti del governo sull'emergenza immigrazione e anche gli sbarchi sono stati relativi, 150 persone circa arrivate in numeri assolutamente risibili rispetto ai giorni scorsi, però i numeri che fanno paura sono appunto quelli che dicevi, 5.000 a 5.000, quasi parità fra migranti e abitanti. Quanto alle promesse del governo, temono ovviamente che non vengano mantenute, anche se sono state effettivamente apprezzate. Bisogna far presto perché l'emergenza sanitaria rischia di diventare il problema soprattutto nei campi a cielo aperto. Allora, i sentimenti dei lampedusani nel nostro servizio. Abbiamo temporaneamente coloro che attualmente sono in giro per l'isola e il governo ha deciso comunque di farsi carico di questo disagio grave della Lampedusani, che vogliamo ringraziare per la pazienza che stanno mostrando. Nei bar di Lampedusa la conferenza stampa di Maroni dopo il Consiglio dei Ministri è seguita in TV neanche fosse una partita di pallone. Non perdono una parola i tunisini che cercano di capire quale sarà il loro destino nei prossimi giorni, se è vero che partiranno 500 alla volta, se è vero che arriverà la nave militare. Parola di ministro, l'emergenza sarà risolta e agli isolani arriverà in qualche modo un risarcimento economico. Dunque, da una parte la speranza di chi non vede l'ora di tirarsi fuori da questi campi a cielo aperto e invoca la libertà, dall'altra lo scetticismo di chi finora ha dovuto gestire la crisi in solitudine e teme che l'atteso intervento del governo sia ormai fuori tempo massimo. Tardi, è arrivato troppo tardi perché 3.000 non sono arrivati ieri, ma sono arrivati da 20 giorni, 25 giorni. È stato assente, adesso ha detto queste parole che sono delle bellissime parole, i fatti vogliamo, basta. Le navi ci vogliono subito, non vedi cosa c'è in giro. E allora? Ci hanno superato, sono più di noi, 5.000.